Hello? Concierge, excuse me. Come in Dr. Mazzetti, please not disturb him till Monday. No. The fat gentleman, that's correct. My boss don't speak an English. Thank you very much. Goodbye. Piacere. Very glad to meet you. Cosa fai, Riccardone? Vieni con noi, dai. Volentieri, ma dove andiamo? È mezzogiorno, andiamo naturalmente tutti a mangiare. Se permetti, invito io, eh. Ma no, non andiamo a casa mia. Come on, papi. Sì, sono qui con il mio principale per un affare di scarpe. Solo per pochi giorni, naturalmente. Ma fosse anche solo per tre, vale la pena, non ti pare? No, oh, guarda che io conto molto su di te, eh. Mi fai vedere New York, sì o no? Vediamo un po'. Non puoi? Se io lei ok, Dad. Vai. Qui a New York purtroppo ognuno con la macchina sua. Eh sì. E tu? Ah, io ho fatto dei buoni progressi. Sono passato dalla Lambretta alla 500. Ah, ma in salita è un mulo, eh. Eccola qui. Questa è la tua? Sì, una macchinetta. Però non vi trattano mica male, eh. Chi te la passa, la ditta questa macchina? No, no, è mia. No? Dai, sali, sali. Ah, complimenti, dai, grazie. Dai, porca grazie. Miseria, che bestia che sono stato. Che c'è? Mi è venuto in mente proprio adesso, di quelle 50.000 lire che mi prestasti 7 anni fa. Ma lascia stare, va. Non me ne sono mica mai dimenticate, sai. Thank you. So long, Carl. Ah, la macchina è di seconda mano? No, l'ho vista. Davvero? E come hai fatto? Ho lavorato duro, caro mio. Ah, sì? Sì, perché qui in America mica ti regala niente nessuno, sai. Abiti in un appartamentino fuori città? No, una villetta più noiosa, una villetta abbastanza carina. In affitto, naturalmente. No, è di proprietà. Niente di speciale, un bel giardino, la piscina, perché sai, dopo il lavoro mi piace rilassarmi. Ah, è proprio bello, sai. Immagino che questa sarà una zona residenziale per miliardari. Ma no, è tutta gente come noi. Ci abita l'avvocato, ci abita l'idraulico, un po' di tutto, insomma. Ma è inutile, guarda, ho proprio ragione io, sai. Perché? Ma perché? Perché questo è un altro mondo, un altro pianeta. Non lo vedi? Altro livellamento economico. Beh, l'America non è magenta. È che io mi piglierei a cazzotti. No, perché dovevo fare quello che hai fatto tu 10 anni fa. Se ce l'hai fatta tu, perché non ce la dovrei fare io? Ma guarda, io ti dico una cosa, sai. Se riesco a piazzarmi qui, non mi muovo più. Del resto, cosa ci faccio a Magenta? In 30 anni non ho combinato proprio niente. In fondo, la volontà non mi manca. La lingua la conosco. Cribbio, alle stesse condizioni, rimango in America.
ma non è tanto facile. Altrimenti tutti i poveracci del mondo diventerebbero cittadini americani. Lo so, ma tu come hai fatto a rimanere? Semplicissimo, ho preso moglie. Ti sei innamorato subito? Non proprio, si trattava di sposare una vecchia signora o tornare a Magenta. Beh, in fondo a te lo posso anche dire. Ho sposato la vecchia e sono diventato cittadino americano. Eccoci a casa. Piano, piano, piano. No, guarda, schiaccio un bottone. Ah, capito, la cellula fotoelettrica. Certo. E quest'altra macchina? Ah, niente, il Cadillac di mia moglie. Una testa, caro mio. Ma tua moglie sta su? Certo, ci aspetta. Eccoci. Andiamo? Darling, this is my friend Riccardo. Oh, I'm so glad to meet you. I've heard so much about you. Oh, if some drinks there. Okay. Che freddo. Tua cognata. What about the wife? No, dimenticavo un piccolo particolare. Dopo ti spiego tutto. Dalla vecchia ho divorziato. Questa è la seconda moglie. Ah. Sorry. Oh, pardon me. Da molto tempo lei è amica di Carlo? Ma moltissimo. E beh, siamo dello stesso paese. Grazie. Ci siamo conosciuti che eravamo piccoli così. È certo che Carlo è stato molto fortunato. Ma mi dico un po'. Grazie. Prego. Come hai conosciuto Carlo? È stata la mano del destino. L'ho incontrato una sera a un party con la prima moglie. Tu conosci? Sì, sì, me ne ha parlato. Mi ha detto subito che era infelice. Ah, sì? Lui così sensitivo, così intelligente. Non si trovava spiritualmente con questa vecchia. Pensa, parlava addirittura di suicidarsi. Ha preso il mio telefono, è venuto subito a casa. Mi ha regalato un gatto, mi ha detto: Darling, I love you, voglio sposarti, anche se sei povera. Perché lei è povera? Oh, no, mio padre è molto ricchissimo. Ma lui non sapeva, così ingenuo, senti. Eccomi, bambino. A te piace il vino americano? Credo di sì. Io vado in toilette adesso. Prego. California 64, ti sembrerà strano, ma vedrai che è molto meglio del nostro Lambrusco. Carlo, diciamoci la verità. Hai avuto un bel... No, no, mio caro. Se tu sapessi... Non vorrei negare che ti sei piazzato bene. Ho messo i capelli bianchi, ho conquistato l'America gradino per gradino. La mia prima moglie aveva 62 anni, me la sono scarrozzata per 4 anni prima di prendere la cittadinanza americana. Sai che cosa ti dico? Che se io dovessi ricominciare da capo, farei esattamente quello che hai fatto tu. Oh, semplicissimo, andiamo a Miami. Dimmi. Certo, ci sono vedove, benestanti, ricche sfondate. Ti sposi in 24 ore sei americano. All alone. Fatti sotto, ti aspetti. Cosa vuole questa? Come on. Andiamo. There you are, sir. Ci sono tante belle ragazze. Guarda, guarda quella lì com'è carina. Guarda che colpicina. Ma lascia perdere. Guarda che gioventù, che sei in America. Io dovrei perdere il mio tempo con la vecchia, scusa. Io con quelle lì sì. Guarda, ci stanno anche osservando. Sì, mica male. Ma no, mica male, sono bellissime. Però io se fossi in te andrei al sodo. La vecchia ha i miliardi, è texana, non ma è neanche malvagia. Cosa me ne importa dei miliardi? Io non ho lo stomaco che hai tu, scusami tanto, mi dispiace. Allora sai cosa ti dico? Fai come ti pare. Io però non ci rinuncerei alla vecchia. Scusa. Ciao. Ma... Ah, yes.
Please come with me tonight. Riccardo! I have a Cadillac. Paga il conto. I'll pay for everything. How do you do? Permetti? Dai. Oh, how are you doing? So nice to meet you, huh? Piacere, dottor Danzig. Allo? Hi there, baby. Piacere. You Spanish? Oh, no, Italian. Hey, baby, questi sorpassi non mi piacciono, sai. Want to be ordered? No, no, grazie, grazie. So fast. It's dangerous. Wow, my eye. Che? There, that's better. My contact lenses. They're really such a drag. Le lenti a contatto. But can we go someplace quiet, please? Without this driving. Another, please. Double. You don't mind, do you?
You understand? The family, the father, the mother, sorelle, cognate, is very important in Italy. Yes. You are a big personality. Thank you very much. They're little personalities and they're big personalities. And you are a big one. Ah, ma perché sempre lì? Segues the flamenco? Ah, yes. Quieres la querida? You're not Spanish. No. No? No. Are you sure you're not Spanish? Oh, Madonna, son. Big personality. Listen, have another drink. No, thank you very much. Che è? Ma quelle due sono matte, ubriache. Ma io non ce la faccio più, bevono come spugne. E poi io sono una persona seria, loro no. Non ti va mai bene niente, non sei mai contento. Vabbè, uno mi mette il ghiaccio, l'altro mi vuole spagnolo. Lasciamo il quello, dai. Vabbè. D'accordo. Senti, io te la lascio, però è troppo giovane. Perdi il tuo tempo, credimi pure. Pensa alla vecchia. Jenny? Yeah. È Riccardo. Hi. Hi. Stop here, please. Kiss me. Hold me tight, please. Hey, what's your hurry? Togli il fazzoletto che dà fastidio. Vieni. Huh? But you don't know how to kiss. Does my friend kiss better? Who, Carlo? Yes, Carlo. Oh, no. He's terrible, too. He's all full of fire and passion and all that, but he's nothing. 225-224-223-222. Scratch countdown. Recycle plus 5 minutes. And your hands. Why do you always have to move your hands all over the place? But I like to. A kiss is a kiss. But if it's not done properly, it loses all its value. Come here. Huh? Come here. Come on. Now, first thing, no violence. Hmm? Secondly, the head must be in the right position. And then the lips must be free, see? And you must breathe through your nose. And that way the kiss lasts much longer. And then the rest. You understand? The lips, the teeth, the palate, the tongue. Not necessarily in that order, because it's not a mathematical rule. And you see how you're breathing? Oh, it's obvious you've never participated in any sport. Ma cosa fai? Te ne vuoi già andare? Eh no. Adesso ho cominciato, voglio continuare. And no violence. No violence. No hands. No hands. Position. You're a very good pupil. Thank you. 603-602. Ma che cavolo significano questi numeri alla rovescia? All systems now go. I must go. What do you mean go? It's late. But it's only 9:30. I must go. No, dai, andiamo un po' a casa tua. Can I go home with you? Huh? Don't you think all this is beginning to get a little dangerous?
But we are at the mercy of our instincts. You can get out now. We've arrived. But where? I live here. Vivi qui? Ma come, in un accampamento da circo equestre? Che cos'è? Cape Kennedy. Ah. Scusa, cara, ma non puoi abbandonarmi qui a Cape Kennedy? Io devo ritrovare un mio amico. E poi io sono mica un astronauta, io. Excuse me. You are no Italian, you are American. It is possible to have a drink at your house. Okay. But wait a minute. I'm going in. Vengo anch'io. I come with you? No, no. I'll be right back. Thanks a lot, honey. What are you doing? I'm coming. Just looking at the children dancing. Oh, it's probably a birthday party. Well, not bad. Excuse me, but the mother, where are the mother? In bed. Oh, incredible. Welcome to my castle. I like the zingaris. Oh, would you mind helping me? Ah, yes. Dammi la biancheria. Thanks. After you. Abiti in una corriera. Careful. Have a Coca-Cola. I want more kissing. What's that? My baby. Tuo bambino? Ma allora sei sposata. Isn't he cute? Mm-hmm. Ma perché non me l'hai detto prima? What? Ma prima di farmi perdere tutto questo tempo. Ma io... Ma che razza di moglie sei, scusa? Di tuo marito non te ne importa proprio niente. What are you saying? I haven't done anything wrong. Come non ho fatto niente di male? Ah, proprio bello. Prima baci Carlo, poi baci me. Poi facciamo lo studio analitico del GIS e non del GIS. Io vorrei sapere... Ma scusa, per tradire tuo marito, secondo te cosa dovremmo fare? Now, don't get excited. Kissing is nice. It's a way of communicating. It's just like shaking hands. Ah, per te il bacio è come una stretta di mano. Bello. Ma, excuse me, but why do you kiss man on the beach you don't know? I try to have a good time. 85. Oh, ricominciano da capo. 83. 82. That's the countdown. In a few seconds, they're having a missile shot. It's right here at Cape Kennedy. That's where my husband is. He's been working on the moon project. Ma. These days, in order to get away from their wives, men are even going to the moon. I hardly ever see my husband anymore. Hey, that's for the fish. Che schifo. Ma oggi non me ne va bene una. Do you want something to eat? No, grazie. Go on. No. Go on. Però non sono mica scherzi da fare questi qua, eh? Adesso dove lo trovo un taxi? Now entering final countdown phase. 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
Hey, what are you doing? Don't walk on the green when I'm putting. Excuse me. Oh, beautiful. $50. Very nice. Wait. No, dico. Ehi là! Porca. Hey. Where's your friend? My friend? Yeah, your friend Carlo. Carlo? I don't know. He disappeared with a girl. Ah, he's a real good friend of mine. Yes. Why don't you be my guest for the day? Have a drink. No, thank you very much. Carlo went to the Bahama Highland. Very near. Hey, where is that damn martini? You come and fetch it, honey. Hello? When are we leaving for the party? I hope it's not just old people this time. Why don't you let me rest for a while? We'll take him along with us. You going? No, not possible. My clothes. I must wire for my friend Carlo. I'm sorry. Don't take no for an answer. Why not? No. Next time. But it's very close. Really? I don't know about in Italy. In Texas we do it with a handshake. Io non vedo più il mare. Sono due ore che stiamo viaggiando. Dove andiamo? My friend, don't you speak any English? No. Oh, come on. Let's play the game now. Come on, let's play. No. Come on, choose one. Ma hai già pregato $100. Cosa vuoi fregarmi ancora? It's not possible for choose me. Choose one. Okay, but last time. Oh, this. Ecco, lo sapevo. I won again. Another $100. These Italians, they seem to be happy enough while they win. But you know, when they this lose... This time I do it, huh? Sure. These little dollars, they cry like babies. $100. Mm-hmm. Adesso faccio io però, eh? Adesso glielo faccio vedere io come si fa. Ecco. Là. Would you please give us a reading on your projected pattern and airspeed for the next 30 minutes? Please acknowledge. Love field standing by. NZ20056. NZ20056. Ah, ma era lei che parlava italiano di là. Da dove viene? Chi l'ha invitato e come si chiama? Riccardo Vanzi. Mi hanno detto andiamo a mangiare da una vecchia signora, ma non sapevo di attraversare l'America. Benvenuto in casa mia. Quella vecchia signora sono io. Oh, bella gaffa fatta. Beh, se permette, cercherò di rimediare. Hi! Hello, hello. Tutti amici, eh? Read me, Bobby. We're almost there. We're over West Texas. Yes, Texas. Ma porca miseria, dove mi avete portato? Nel Texas?
Come on back, Ricardo. It's your turn now. No, thanks. I have had enough games. No, thanks. Non gioco più. Hello, quella lì è proprio una piragna, mamma mia. Io poi non la conosco nemmeno. Ma chi sono tutti quei signori che stanno di là? Lei li conosce? Lui è molto intelligente, ha 100 pozzi di petrolio. Ma dico, potevano almeno avvertirmi che stavamo andando nel Texas, non le pare? Già, a me questi miliardari danno un fastidio. Solo perché hanno i soldi credono di potermi prendere in giro. E poi me li fregano anche. Sai cosa le dico? Che a me in fondo questi petrolieri fanno schifo. Anch'io sono petroliera, 50 pozzi. Cosa? Solo 50. Porca miseria, oggi ne infilo una dietro l'altra. Una gaff dietro l'altra. Ecco la mia fattoria. Lei naturalmente è sposata. 3 volte sposata e 3 volte divorziata. Do you know any of these girls? Play no more. You have taken all my money. E giocare, ma sei anche un bel testardo, sai. Excuse me. Let's all go to Mexico City after the party's over. How about it? Why? Hello, Hilton Hotel, New York. Mr. Mazzetti, please. Mazzetti, yes. Mazzetti, M like Miami. A like Alaska. Hey, Ricardo. Z come zanzara. Hey, you deaf? Yes. Oh, Johnson said that you were strong, please. I tell you. Is that right? Mr. Mazzetti. Think you're pretty good, huh? Just a moment, come please. On, give me your hand and put that phone down. Go on, give. Let's try out that strong Italian arm. Aye, come on. Pull, man, pull. Man, you gotta be kidding. Come on, yeah, pull. E vai, malora. Next time you go to the party, try some of that Texas bourbon. Vabbè, Mr. Mazzetti. Come? Non è in camera. I need some shells. Scusi, who è automatico. Uh-huh, there we go. Trapper ready? Ah, fantastico, l'ha colpito, l'ha fatto a pezzi. Oh, thank you, nothing. Non vuol sparare anche lei un colpo? Ah, no, proprio. Ma io non potrei mai colpire una povera bestiola con un fucile. Dimenticavo, lei è un italiano sentimentale. Per me invece è un fatto sessuale, molto eccitante, very exciting. Ma ci sono tanti altri modi per eccitarsi, no? Cosa dovrei fare secondo lei? Risposarmi? Perché no? Oh, come on. L'altro anno a una festa ho fatto un ingresso spettacolare. Stavo sopra un elefante rosa. Rosa? Mm-hmm. Ero l'attrazione della festa. Molto eccitante. Ma ora voglio sapere tutto di lei. Ha avuto una vita movimentata? Beh, insomma, abbastanza. Ebbene, si vede. Ecco. Here's your steak. Now don't you be afraid to come back for more. Ah, grazie. Certo che questa bistecca. Vedo, i paesi sottosviluppati non hanno carne. Excuse me, Nita. They'd like to finish discussing that business about the new well. What business? It'll only take a short time, honey. Oh, all right. What do they want? More money? All right, I'm coming. We'll get it over quickly. Hold this. I'll be right back.
Now you eat that, boy. Non sparisci. Abbiamo molto da dirci. It's good. Caro. Out of my way, honey. Poi, ma cosa fai? Leave him alone! Leave him alone! Leave him alone! That's enough! We can hear him! Join him! Calm down! What's going on here? Take it easy, John! Answer you, right? You want to fight? Hotel Hilton. Hey, Ricardo, New York, let's please. Give another try. Thank you. New York, please. Hotel Hilton. Momento. Come on. New York, please. You can call that guy later. Subito, dopo. Please, down, I say I can beat you again. Bye. Come on now. Let's get after it now. Try. Have a bet. You win. Posso telefonare adesso, eh? Here you are. Mr. Mazzetti. So long. Mr. Mazzetti, please. Non c'è? Bets on the table, gents. Let's get the money on the table. Lay it down. Nothing under $10. We got a hot shooter coming out here. Hot shooter, come on. Lay them dollars down. $10 for me. Yes. Now, don't get excited. No, no. Now, this. Yes. Va bene, se me li fregate subito. Non so neanche di che gioco si tratta. Drink? Thank you. Riccardo? Cosa fa? Stava scappando? No, ero di là nel salon, sì. Stavo anzi pensando che forse è arrivato il momento che me ne vada, perché... Ma perché? Beh... Ma lei, ospite mio, non può andar via, caro. Andiamo in un posto tranquillo. La ricchezza rovina tutto, anche l'amore. Ma cosa c'è dentro lì? Orange? Vodka. Ma perché fa? I miei mariti si sono interessati troppo al mio denaro. To. Per me? Zucchia. L'amore invece è bello quando si è povero. Il mio primo marito finanziava la mitologia. Il secondo invece era collezionista. Invece lei è proprio diverso. Dimmi, Riccardo, ha mai sofferto la fame? Io? Nella mia vita non ho mai conosciuto qualcuno che ha sofferto la fame. Lei ha presenti i cinesi? Guardi, io... Poverino. Ecco, tutta questa parte della casa l'ha disegnato il mio secondo marito, che era geloso di quello che aveva fatto il primo. A lui piaceva l'arte astratta, a me le cose concrete, come lei. Come on. Excuse me, io non comprendere inglese. Sono Riccardo Vanzi. Vanzi? Ma dove si trova lei? E indovini un po'? Indovini? Ma lei è ubriaco. Sono qui vicino, nel Texas, e mi diverto. Nel Texas? Ma cosa fa nel Texas? Ma è matto? Che faccio? Mi sposo. Ma lei ha completamente perso la testa. Torni immediatamente a Nuova York. Io non torno più. Anzi, dei soprusi che mi ha fatto, guardi, mettiamoci una pietra sopra. Aspetti che le passo la mia futura moglie. Hello? Commendatore brutto e cattivo. Ah, sì, eh? Allora dica a quel cretino di Riccardo che io mercoledì con lui o senza di lui riparto. E che comunque Magenta, dopo faremo i conti, non solamente con me, ma anche con mio fratello. Ce lo dica chiaro. Vieni qua, sì. Il commendatore a New York. Sì, mi aspetta.
capisci? Che bello. Ho conosciuto tanti uomini, ma nessuno come te. No. Ho avuto 3 mariti. Tu sarai il quarto. Ah sì, beviamo champagne. Cin cin, parlami ancora. Non tornare più in Italia, oh, sai? Oh no. Che fai? Sì, col piedino sull'orecchio. T'accarezzi il piede. Sì, ancora. Non voglio più sentire parlare dell'Italia. Il commendator Mazzetti, che tristezza. I love you, darling. Kiss me. Please, kiss me. Where are the other guests? Yeah, the others. I don't know. They don't all flow now. Oh, mamma mia. Thank you very much. I don't know. Hey! Wait for me! Cowboy. That I've cracked up 3 times in an aeroplane? No, not really. Yes, well, the first time, I wasn't hurt at all. I wasn't even scratched. Well, the second time, we did hit an oil derrick. No, is that right? Yes, we did. And I had to have him take me to the hospital. Well, I had 3 broken ribs, but I had a marvelous time. Everybody sent me flowers and all kinds of goodwill things. Oh, it was wonderful. Excuse me. Well, if you wish to change, it's okay. Yeah. Thank you. Oh, thank you very much. Mamma mia. Excuse me? Yes? Could I have my drink, please? Of course. Well, the third time we cracked up, I was with my son. And we cracked up right, well, on my own front yard. That's all right. And my husband was mowing the lawn, and he just merely said to the cook, serve dinner. Well, what do you know? May I have your name, please? Miss Gardner-Lawrence. And your name? Miss Johnson. Yours? Vance Riccardo. Sorry? They.
A-N-Z-O. Italian? Yes. Ci serve qualcosa? No, thank you very much. Ma allora, allora italiana. Eh? Are you an Italian from Rome? Yes, but not from Rome. From Milan. Ah. Oh. Milan. I see. Well, do you know that the plane burned to the ground? And my dress was just rude. Sì, scusami. And I had to go well, and change. Where did he go? Scusi, signorina. Sì? Ma lei è proprio americana? Certo. Allora perché parla così bene l'italiano? Perché mio padre è siciliano. Ah, sì? Ma lei è nata qui o là? A Los Angeles. No, non ci credo. Non è possibile. Parla troppo bene in italiano. Sono pronto a fare una scommessa. Perché? Ci interessa? Ma no. Per parlare così bene in italiano dovrebbe averci abitato almeno 4-5 anni. È vero? È proprio cittadina americana. Sono contento per lei. Permesso? Senta, dato che anch'io scendo a New York, lì non conosco nessuno, potrei, non so, sempre se non le dispiace naturalmente, permettermi di invitarla a cena. Volentieri, ma io non vado a New York. L'aereo a Dallas cambia equipaggio. Permesso? This is Captain Reagan again. For your information, we'll be landing in Dallas in approximately 5 minutes. American Airlines flight number 22 from San Jose is now arriving at Dallas Love Field. Thank you. Attention, please. Southwest Airlines wishes to announce that flight number 5 for Odessa, Midland... Scusi, sa qual è il miglior ristorante di Dallas? Pazzo, proprio pazzo. Ho fatto una corsa per raggiungerla. Beh, insomma, dovevo andare a New York e invece eccomi qui con lei. Cosa vuole? A me piace affrontare l'imprevisto. Voi italiani... No, no, non fraintenda, Io non sono quel tipo di italiano che lei conosce. Io sono diverso. Mi permette? Grazie. Indubbiamente una vita molto interessante la vostra. Sempre in viaggio, buone conoscenze, libertà. Forse vi sentite un po' sole, ecco. Lei non si sente mai sola, scusi. No. No, dicevo così, mi perdoni. Ma lei dove dorme questa notte? Perché ci interessa? Mi ha frainteso. Volevo dire, voi hostess, quando terminate il lavoro, dove dormite? In hotel oppure... A Dallas ho un piccolo appartamento. E la sua famiglia dove abita? A Los Angeles. Ah, lei quindi è completamente libera, sola. Se c'è una cosa antipatica è restare senza contanti all'estero. Good morning. Hello. Meno male che ho qui il mio libretto d'assegni. Would you help us, please? Can you change this, please? Thank you. Sorry, this is an Italian check and I can't help you. I can't accept it. Come non è buono? Questo assegno è buonissimo, è del credito di Magenta. Guardi che questo assegno è italiano, ma buono, è very good check. Ma come? But I don't understand. Non si fida. Va bene che controlli, faccia una telefonata a Magenta. Is it possible to call Magenta Italy? No, I'm sorry. Ah, bella fiducia, la ringrazio. Thank you. È la prima volta che mi succede una cosa di questo genere. Cribbio. Adesso sono cavoli. Ma ci sarebbe... Ci sarebbe questo ritorno a New York, oh. Potrei farmelo rimborsare. Ma allora non è un problema, te lo faccio rimborsare io. Provvisoriamente? Sì, certo, dunque. Poi magari telefono al mio principale a New York. Make, per quanto paura sono, che anche sono lì... Sono esattamente $55. Beh. Facciamo una cosa, il biglietto lo tengo io, ma lo faccio rimborsare dalla compagnia. E io do soldi a no, te. No, non posso permettere. Ah, sì. Vabbè, grazie. Ho ancora i sudori freddi. No, adesso ci rido sopra, ma un momento mi era venuto un nervoso. Allora si fermerà molto qui a Dallas. Non lo so, compatibilmente con i miei impegni. Vedi questo soffitto? È tutto ricoperto di lingotto d'oro zucchino.
Pulisci le scarpe. Va bene. Louise? When did you get back? This morning. Ma abitate in due? Sì, in due. Abito con una mia collega. Hey, don't come upstairs. Ok, I understand. Don't worry, I'll change and leave. È arrivata ora da Montevideo e a letto. Ma non disturbiamo, no? No, no, figurati, è su col fidanzato. Perché non bevi qualcosa? Sì, ma dove? Va a vedere, in cucina. Nel frigorifero non c'è niente, però c'è un odorino. Ma cosa sono, polpette queste? Sai che mi è venuta una fame. Hi. Hi. You like to gamble? Is he Mexican? No, Italian. Hey, baby, hurry up with them hamburgers. Non guardare le gambe. Sai cosa facciamo? Andiamo al ristorante, che è più meglio. Thank you. Ti piace? Non l'ho ancora assaggiato. Che razza di aperitivo è? Come si chiama? Il tuo è un angelo bianco. Ah, il tuo? Il mio è una vergine viziosa. Ah. Cosa mi dicevi di tuo padre, scusa? Niente, crede di essere ancora in Sicilia. Ah, sì? Figurati che quando io ritorno tardi a casa, non so, da un viaggio alle Hawaii, lo trovo lì seduto in poltrona, ad aspettarmi fino a 2 o 3 di notte, magari. Ah, e tua madre, invece? Mia madre non ci importa. E allora? Bless you. Ma mio padre mi guarda con 2 occhi spalancati, poi con una voce terribile dice, se ti comprometti a incendere i mani, che dirà la gente, ah? I pregiudizi. I pregiudizi. Your order, please. Per me questo. Right. For me a teriyaki and also a portion of balimaki. Ah, very good. Thank you. Thank you. Ecco, sono proprio contento di essere rimasto qui con te. Anch'io. Ecco, vedi, quello che io apprezzo di voi americane è la mancanza di compromessi. Questo senso di onestà nei rapporti umani. Ecco, vedi, per esempio, quello che è successo a casa tua oggi. Cosa è successo a casa mia? Niente. C'era la tua amica a letto col suo fidanzato. Bene, tu non hai fatto nessun mistero, e nemmeno lei. Ma perché avrei dovuto farlo? Perché? Penso un po' 2 ragazze sole che abitano nello stesso appartamento in Italia. Oh, ehi, ecco il mio pasticcio d'anacia. Ho una fame. It's okay. Ma non avevi tanta fame? Sì, sì. E perché mangi solo quello? Mi devo controllare. Dieta. Ah. E io vorrei mangiare, ma purtroppo... Anche io. Vedessi mio padre. Non me lo faresti provare un po' di pasticcio d'anatra? Certo. Per assaggio. Thank you. Oh, sir, your change. Ah. That's correct. 47? 48, 49, 50. Thank you very much. Thank you. You're very kind. Vieni. Riccardo, come here. Guarda. Look, non è bello qui? Ah, è meraviglioso. Posso guardare sotto perché ho le vertigini. Dove andiamo adesso?
Non lo so, dove vuoi tu, per me lo stesso. La vedi quella insegna luminosa? Quale? Quella là, il più grande nightclub di Dallas. Ci andiamo? Ma non ci sarebbe un posto più piccolo? Andiamo al Passion Pit. Passion Pit? È il cinema all'aperto con le macchine. Qui lo chiamano Passion Pit, la fossa della passione. Foolish moonfish. When I return you to your neighbors, you should try to hide for hours. As I've been doing. Ecco l'acqua. Tomorrow, though, I'll be able to go to his apartment. Mal di testa, Ken. No. To pick up the aquarium. Oh, it's just a guess. I saw it there. You should have seen us bringing it. Vieni giù. Dave, tira la maniglia. C'è la Santa Messa. Guarda, lì. Ah, sì. Oh, se penso che devo già ripartire per Mexico City. Certo, dovrai chiedere un permesso a rimandare. Capisco che tu sia preoccupata, ma io sono pronto a riparare. Eh? A riparare cosa? A riparare il torto che t'ho fatto. Lo so, ieri mi sono lasciato trascinare, forse avevo un po' bevuto. Ma io sono pronto a fare il mio dovere, ti ho compromessa. Ah, ma è stato molto bello. Eh sì, perché era vero amore. Però tu sei una ragazza per bene ed è giusto che io rimedi il torto che ti ho fatto. Quale torto? Senti, tesoro. Guarda, stanno celebrando la Santa Messa. È come un segno del destino. Luisa, io ti sposo. Mi sposi? Ma perché? Come perché? Dopo quello che è accaduto. E mi dovrei sposare solo per questo. Ma sei proprio ingenuo. Ma io sono fatto così, scusami. La cosa che è successa questa notte per me è importante. Non capisco. Come non capisci? Pure tuo padre è siciliano. Ma tu non hai nessun senso morale. Vedi, caro, in America ci sono due modi di amare. Make out and involved. Involved è, come si dice, una cosa seria, fidanzato, legato. Making out è come è successo a noi, così, four kicks. Come giocare. E il bambino? Quale bambino? No, dico four quick anche quello. Perché non ti rendi conto che forse potrebbe nascere un bambino, non lo sai? Non ti preoccupare, caro. Ieri sera ho preso la pillola, ricordi? Ho capito. E io che avevo dei rimorsi. No, niente, mi sono sbagliato. Credevo una ragazza per bene. E invece piglia la pillola... Miss, please, but there is never... Let me check it for you. It's correct, sir. But what is it? That's the tax.
le tasse. Ma la miseria, schifo. Posso aiutarti? No, no, non ti disturbare. Per un sandwich non chiameranno mica la polizia, no? Go ahead, prendi. Ma no, non posso accettare. Poi questi sono 25 cents. E per la mancia, no? Ah, c'è, la mancia. Beh, thank you. Are you crying? Ah, va via. Ma sì, piango. E con questo? Capirai, straniero, senza un soldo, solo in mezzo all'America. E faccio di queste brutte figure. Vai, non so. Non è neanche per i soldi di se stessi. Non mi piace un uomo che piange. Vuoi che ti aiuto io? Magari. Ma come fai a aiutarmi, scusa? Tu, venite con me, fino a New Orleans. No, è troppo lontano per me. In nostra scuola siamo tutti giovani senza inibizione. Non crediamo più in quella vecchia moralità, sai? Beh, anch'io, sai, la penso come te. È per questo che vorrei fermarmi in America. L'Europa è vecchia. Sorridi, che c'è la polizia. Eh? Se ci fermano, di che sono tua figlia. Eh? Tu sei mio padre. Di un po', perché devo dire che sono tuo padre? Per la patente ci vuole 16 anni. Tu non hai 16 anni? 15. E naturalmente la macchina non sarà tua. Non l'avrei mica rubata. Di un amico. Ma... Va bene, ti dirò la verità, ho un po' di marijuana. Cosa? Ho 2 chili nel portabagaglio qui dietro, per mio club. Hai capito adesso? Ti ho fatto salire e così la polizia non mi ferma. Get it? Get it. Qui andiamo a finire in galera tutti e due. Non lo sai che la marijuana è una droga come la cocaina? Non fai il martiro. Martiro. Oddio, eccoli. Hey, Bobby, mia figlia. Hai visto? Siamo passati. No. Così hai guadagnato $100. Perché dovrei mettermi questa maglia? Metti, sei troppo in evidenza. Così non ti fai notare. Try this one, avanti. Senti, perché non mi dai invece quei $100? Così me ne vado. Dopo ti darò, ok? Ma non mi sta bene. Lascia stare. Ma porca miseria, non facciamoci notare, c'è la polizia. Don't sweat it. Johnny, I've been looking all over for you. Hey, you, out of the way. Shut him off. Come on, Cobra Man. That's a Drake's Wild. Prendi la borsetta.
give it to Johnny's girl. Oh, sure. Thank you. Everything. Please, it's my fault. Of course, it's not your fault. May I help you? No, really. Please. It's not necessary. But. No. Thank you. Oh, I insist. I love to. But I have to go. I want to help. Ci mancherebbe altro. Where are you going? Very nice. In your new clothes, you look very elegant. Thank you very much. Lovely. This place is fantastic. Wonderful. Why? These big stores, you can buy anything. Per esempio, non so come si dice, un cappello. Oh, be careful. Un cappotto, grazie. Una cravatta, una bellissima shirt. Con quanto? $5. Adesso capisco. Lo immaginavo che lei era italiano. Non è vero? Really? Sì, è vero. Ma come l'ha capito, scusa? Che ha approfittato subito di un piccolo incidente per fare il pappagallo. Dite così voi. Sì, però mi permette, signore, in Italia ci sono diversi tipi. Sono stata 2 anni in Italia, nel 58 a Verona, con mio marito, ero nell'esercito. Con suo marito? Sì, era nella NATO. Ah, allora è sposata? No, sono divorziata. Da 2 anni. Ah, meno male. E allora? Adesso ho il mio lavoro. Le mie 2 bambine, che mi fanno molto compagnia. Preferisco così, piuttosto che un matrimonio sbagliato. Eh già. E poi, non è molto facile sposarmi alla mia età con 2 bambine. Io capisco. Ma lei è cattolica? No, Battista. Ecco, siamo arrivati a casa. I'll get the packages. Thank you. I take it. Okay. Abita qui lei? Sì. Ah, very nice. Mi piace la periferia americana. Questi prati tutti uguali, queste casette tutte uguali, bambini tutti uguali. Ma questa è la parte più americana della città. New Orleans è molto più europea. Ah, sì? È mai stato a Parigi? Beh, sì. A me piacerebbe tanto andarci. Anche a me. Lo sa che sono mezzo francese? Vado a prendere l'altra bambina. Ma di nazionalità americana, però, ma eh? Sì, nata in America. I nonni erano francesi. Come on. What's your name? Richard. May I call you Ricky? Oh, yes. Come on. Yes, pretty little baby. Please, fall asleep, ok? Capirà, sono un po' preoccupato, eh. Ho lasciato il mio socio a New York e io me ne sono andato in giro per l'America, così senza dire niente. Allora le piace questo paese? Ah, moltissimo. Tant'è vero che sto accarezzando l'idea di stabilirmi qui. Cosa fa questa bambina? Ma trasferirsi così a cambiare vita non deve essere facile. Perché? My poor nose, please. Non come on, it's time for you to go to sleep now. Let's drink your milk. Oh, here. Ma lei è peggio di un bambino. Capirà.
Mi hanno legato anche il piede. Allora cosa dice? Rimango in America? Dipende. Se non lascia dietro di sé qualcosa di importante. No, per carità. Solo qualche amico con il quale parlare di calcio o di macchine. Peccato che lei non sia sposato. Perché? Ma perché mi sembra che sarebbe un buon padre. È un buon marito, no? Questo non lo so. È più difficile a capire. Ricky? Ricky? Eh? Aren't you going to sleep? Oh, sure. Night. Good night. Ha fame? No, stavo guardando qui il frigorifero, scusa. Grazie. Ma questa è la papa dei bambini. Ah, mi pareva del suo sapore strano. Però non è mica male. Sa di zucca dolce. No, è carota. Carota? Come la carota sa di zucca? E la zucca allora di che cosa sa? La zucca sa di mele. Ah, sì? E la mela? Di zucca. Ah. Le farò due uova. Ma cosa dice, scusi? No, non vorrò mica disturbarsi. Lei è stato un bravo bambinaio, ha diritto a un pranzo. Ah, no, questo non lo posso accettare. Però se proprio insiste. Sì. Grazie. E va bene, le farò una confessione. Era mezz'ora che cercavo il sistema per poterla invitare io, non so, portarla in qualche ristorante. Ma le dirò che mi fa più piacere rimanere qui con lei. Non si sbilanci, prima mangi e poi mi dirà. Oh, ma per me guardi la cena, quello che c'è, sa? Lanky Link. Abe, that's Civil Rights Square. Why? Well, came a big speechifying day in Gettysburg, and there was a long playing orator named Edward Everett who was putting down 2 hours and 35 minutes of bad jazz. And all the time he was putting it down, there was sweet, tall, lanky Link goofing with his scratch pad. What did he put down, Big Daddy? Well, he put down. Beh, è proprio un peccato che lei sia già stata sposata, sa? Perché? E perché... Così, perché lei mi sembra una donna tutta da sposare. Non lo trova interessante questo spettacolo? Sì, sì. Però io trovo più interessante lei. Grazie. Non c'è di che. Ma lo sa che io non capisco niente di quello che dicono? No, è perché parlano in slang, non americano. Ah, per me è greco. È molto buffo. Ma fa ridere. A me sì. Non crede che farà tardi per il suo treno? Ma sa, non ci pensavo più. Vado a cercare un tassi. Hello? Can you send a taxi, please? Beh, potrei prendere un treno domani. Ce ne sarà certamente qualcuno. 37 Ithaca Street. Thank you. Grazie di tutto e scusi. Se per caso perdessi il treno, posso rivederla? No, è meglio che non lo perda. Ma potrei almeno telefonarle. No. Grazie. Goodbye. Plenty of room, plenty of drinks.
And we have Miss Baby Ruth, direct from Las Vegas. Come on in and see what you're missing. Right here at the Tiffany Club. Let's let her know that we like her. Yeah, let's hear it for Miss Sandy Lee. Ancora qui? Sì. Posso? Sì. Allora ha perso il treno? Sì, ho perso il treno, ma l'ho perso apposta. Non capisco. Posso sedermi? Prego. Mi tolgo la giacca. Guardi, è meglio che le parli tutto d'un fiato, così non ci penso più. Dunque, io sono venuto in America col fermo proposito di sposarmi un'americana. Bella, brutta, giovane, vecchia. Non aveva importanza. L'importante per me era ottenere un certificato di residenza. Perciò, da quando sono qui, tutte le volte che ho incontrato una donna, l'idea fissa è stata questa, sposarmela. Senza valutare se mi piaceva o non mi piaceva, ma agendo in malafede. Allora anche con me? No, con lei no, è questo il punto. Ma lo sa che mi sto giocando la carriera? Ho il socio a New York che mi aspetta. Che è poi il mio padrone, ma che socio. E questo perché? È perché mi sono innamorato, sul serio. Lo so, non era previsto. Ma poi d'altra parte domani parto, non mi vede più. Forse volevo solo sapere se dispiaceva anche a lei. Sì, mi dispiace. Ma allora rimango. Allora sei proprio matto. Come si fa? Non si può decidere così. Ho i bambini, una casa, sei un straniero, tu vieni, parti. Succede in un'ora quello che non succede in un anno. Ma lo vedi che in fondo desideri che io rimanga? Ma non lo so. Io stavo tranquilla da 2 anni sola, senza problemi. Tu arrivi e... Beh, con questo. Se tu hai fiducia in me, io sono pronto a regolarizzare anche la tua posizione. No, non si può decidere così in un giorno. Ma perché non si può decidere? Non sono molto sicura di me. Io ho bisogno di affetto, di calore. Beh, adesso sono un po' stanca, è meglio andare a dormire. Io dove vado a dormire? G.
Ci sono solo due camere. È meglio che tu vai con bambini. Buonanotte. Pensaci, cara. Io per me ho già deciso, sai. So many faces here. Dear brothers and sisters in Jesus Christ our Lord, today I want to emphasize the importance of the family unit. With the rise in divorce rate, it is of major importance. Husbands and wives remember their sacred marriage vows, for it is the children, those small innocents, who suffer for their parents' indiscretions. Now hold on to my hand. Come on. Allora, cosa facciamo? Andiamo a casa subito? Oh, oppure, non so, se vuoi possiamo andare a accompagnarli al giardino zoologico, per esempio. It's really better. Va bene. Vieni. You say hello to Mrs. Rogers? State attenti, quando attraversate la strada. Tieni per mano. Come on. Now hold on. Attenti alle macchine, attenti. Come on. Lisa? Oh, go inside. Eccoci a casa. Voi bambine andate di là in giardino, eh? Allora, quando arriva, parli tu o Come parlo on, io? Lisa? No, è meglio che ci parli io. Del resto è stata una mia iniziativa, no? Ma credi No, no, ci parlo io. Daddy, when did you get here? Ma come? È già arrivato? Non so. Ma via, lì. Hello, hi. I wanted to surprise the children, so I jumped the fence. Hey, you look great. Don't cry, Lisa. I look for you in church. Ciao. Lei è Riccardo. Sì. Molto piacere. È il piacere tutto mio. Con Carol abbiamo parlato molto di lei. Daddy. Okay. Daddy. Tu aiutami, eh? Come on and finish. Would you get the tools, please? Swing? Okay, right away. Come on. Okay, I'm coming. I'll swing it. Just be quiet. C'è una tenaglia, scusa. Allora, come lo trovi? Abbastanza simpatico. Guarda, deve essere lì. Forse... è pesante. Forse un po' superficiale, ecco. Ma no, è semplice. Tranquillo. Appunto, un po' infantile. Ma... eccola qua. E poi non mi è piaciuto quel gesto. Mi ha messo in uno stato di inferiorità. Perché? Perché... perché non si va a regalare proprio oggi una giostra ai bambini. Adesso io che cosa regalo? Lotto volante? Ad ogni modo gli parlo io. Dimmi, Riccardo, a quando è il lieto giorno? Caso di parlarne sulla giostra. Sure. Facciamo due passi. Io volevo ringraziarla anzitutto perché lei è stato molto comprensivo. Ma io capisco la sua situazione un po' imbarazzante. Perché? Beh, perché non fa certamente piacere sapere che la propria moglie va con un altro, diciamo. Ma siamo divorzati. Sì, certo. Ma... beh, insomma, meglio così, eh? Oh, per i bambini stia tranquillo, eh? L'affetto, guardi, non manca. Douglas? Andiamo a bere. Beh, che cosa fate? Ah, niente. Stavamo parlando del più del meno, grazie. Cin cin. E tu, io?
Stavamo dicendo che se non ha niente in contrario, le bambine rimangono a noi. Beh, può venirle a trovare, non dico proprio tutti i giorni, ma una volta alla settimana senz'altro. Your fiducia counts, e Carol, la fiducia, sono tranquillo, va bene? Ok, ok, lei mi ha tolto un gran peso, sa? Senti, e se festeggiassimo l'avvenimento? Here, King. Va bene, allora bisogna preparare qualcosa. No, non c'è bisogno, ci penso io. Okay. Vi preparo due spaghetti che sono un amore, eh. Oh, c'è un grembiule? Sì. Gli spaghetti anche? Certo. Pomodori pelati? E allora siamo a posto. È fantastic! Peccato che non è il nostro cacio. Mi vengono un po' deboline, capisci? Sai cosa faccio? Io calco la mano col pepe e non ci penso più. Ma qui brucia. Ai, 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 ai. Ho detto che faccio da mangiare io. Per favore non mi fare confusione. Va di là e prepara la tavola, eh? Scusa, eh? Lo sai come si chiamano questi? Spaghetti alla carbonara. Ah. Semplicissimo, condimento crudo. Metti un uovo per ogni persona. Stabilendo però che ogni due tuorli togli un albume. Mmm, looks terrific. Hey, what a good cook. Of course. Mettiamo un po' di mostarda? Ma non sarei mica matta, eh? Se dovessi dar retta a te, tesoro, chissà cosa verrebbe fuori al posto della pasta asciutta. Vieni qua. Scusa, eh? Ti voglio fare una confidenza. È strano, ma in Italia una donna così, seria, giovane, bella, che lavora e nello stesso tempo conserva la sua femminilità, dove la trovavo io? Guardala. Bella e dignitosa. Non ho mai pensato a questo. Ci dovevi pensare prima, caro mio. Vedi, Douglas, è più facile che uno straniero scopra le qualità di una donna americana, che sono molte. Lasciatelo dire da me che sono più vecchio, ma una come tua moglie non la trovi mica facilmente, sai. Ma cosa credi, che io commetta l'errore che commettete voi americani? No. Lo sai che cosa faccio io? Io la faccio diventare cattolica. La sposo in chiesa e così di divorzio non se ne parla più. Senti un po', come Pepe, come va? Mm, molto buono, great. Allora posso buttare? Yes. Grazie. Buono. Ecco fatto. L'apriscatole dov'è? L'apriscatole dov'è? Ecco qua. Covedo, Sofia, mi resta incantata. La bocca che parla. Not that way, stupid. Like this. Ah. You can't do anything. But I don't know this stupid machine. Mother doesn't dirty so many dishes. How come you make such a mess? Ecco, sua pancettina. Come si fa, come si fa? Covedo, Sofia, mi resta incantata. Laga la bocca che parla, bottega, tu. Oh. A tavola! La pappa è pronta! Ehi! A tavola! A tavola! It's been so long. I almost forgotten. Carol. Ricardo. What do we do? Go sit down. Carol. Hurry. È pronto. I'm sorry, Richard. Really, Richard, I'm sorry. Prego, tu devi capire. È meglio se tu va via. Ma la pasta? È molto... molto grazie, Riccardo.
Don't forget your bag. Before Grand Central Station, New York. Excuse me, huh? How far is New York? That's about 50 miles, an hour by train. Thank you very much. Hello? Hello? Pronto? Carlo? Io dovrei spaccarti la faccia, dovrei. Ma sì, perché non si pianta un amico? Ma come? In mezzo all'America m'hai piantato? Ma cosa hai fatto tu? Sì, certo, devo partire domani mattina. Come? Che hai trovato?
Ma sì, ho trovato quella che fa per te. Scriviti l'indirizzo. Quinto Avenue, angolo 14ª strada, 51esimo piano. E se non ti fanno entrare, di la parola d'ordine. Coniglio verde. Va bene, vengo subito. Allo? Coniglio verde. Come te cognò? Eh? Come Riccardo te cognò? Eh? Riccardo Vanzi. Polizia tedesca. Cosa fatto? Vieni, cammino, cammino. Da qua. Grazie. And then this old cat took me to Las Vegas. And he gave me $500 besides. How about that? Say, could I borrow $100? I'm sort of uptight. But you still owe me $200 for life. Now, don't be different. Ehi, vecchio! Canaglia, vieni qui, vieni! Ah, ecco. Scusi. Dai, siediti qui vicino a me. Ti presento la morta. Eh? Allo? Tanto non capisce. I'm sorry, vieni qua. Ma chi sono? Tutti i gangster qui. Ma non dire così, sono tutti nostri amici molto simpatici. Vabbè, dimmi chi è questa donna, non ne parliamo più. Ma se ti dico che cosa ha fatta, ti prendi una puttanella, la sposa, quella ti ringrazia e via. Ma quale puttanella? A questo punto. Ma dai, non ti preoccupare, vieni, ti presento il marchigiano e quel signore là, no? Bob? Oh, piacere. Sì, coniglio verde. Sì. Vieni, vieni avanti, vieni che t'ambiento, vieni. Divertiti, ci vediamo dopo, Riccardo. Ora ti faccio bere una bella coppa di champagne. Ti piace champagne? Sì. Thank you. L'appartamento ti piace? Ah, molto bello. Vieni avanti. Fantastico. Vieni avanti che ti faccio vedere il divano. È lungo 17 metri per girare tutto l'appartamento. Mi costa 20 milioni. Dimmi se ti piace. Questo? Yeah. Tu, calliscio. È tutto vestito di canguro. Come si dice da voi in Italia? Canguro? Me l'hai scordato. Luca qua. Ti piace questa? La riconosci? Guarda, piange e ride. Ti piace, ti commuove. Mario De Morro. Yes, come on. Sì, fumo la marijuana, non ti piace? No, grazie. Ma... Luca qua, dentro il bar c'è il pianoforte, guarda, vieni qua. Lo cantavo, suonare? No, vuoi no, io non so suonare. Non so suonare? No. Manco io. What's his name? Riccardo. Ok. Di un po'. Sarebbe questa la ragazza che dovrei. Sì, è lei. Sicuro? Vai tranquillo. Allora sai cosa ti dico? Me la prendo. Ma t'ho già preparato il terreno. Me ne vado di là. Certo. Posso entrare in camera? Sì. Grazie. Vado. Aspetta un momento, vecchio. Ricordi le 50.000 lire? Sì. Ecco, te le rendo. Oh, Dio, Gesù. E Marilyn Monroe. Hi, sei Riccardo, vero? Carlo mi ha parlato molto di te. Come on. Cosa importante devi dirmi? Voglio sposarti. What? Senti, io non sono un uomo ricco, ma posso darti ugualmente una casa, una famiglia e un nome onorato. You understand? Ho capito. Sei molto gentile e ti ringrazio. Ho fatto la callgirl per un anno, ma ho un mio programma. Lo farò ancora per 2 anni e quando avrò $10,000 andrò all'università. E poi andrò in California. Incontro un uomo, giovane e molto ricco. Lo sposerò e lui mi darà una bella casa, una grande piscina e bellissimi bambini.
So long. Thank you. Wishes to announce that flight 726, departing for Nice and Milan, is now boarding at gate 13. Air France annuncia la partenza del volo 726 per Nizza e Milano. I passeggeri sono pregati di presentarsi all'uscita numero 13.